Buongiorno a tutti. Abbiamo incontrato al Festival di Terra Futura di Firenze Stefano Bartolini, brillante economista che ci propone un'interessante visione della società. Per iniziare, come si crea un moderno qualunquista? Un moderno qualunquista si produce attraverso le istituzioni formative fondamentali della società. Normalmente si pensa che siano la scuola e la famiglia, le istituzioni formative. In realtà ce n'è una terza, c'è un ruolo fondamentale che sono i media. I media, in particolare la pubblicità, si è diretta in modo crescente anni verso i bambini sono diventati il target fondamentale della pubblicità. Se tu hai Sky puoi vedere i canali diretti ai bambini di Sky e noterai che sono invasi di pubblicità di prodotti per adulti. Questo perché le multinazionali si sono accorte che in realtà i bambini sono molto più vulnerabili degli adulti alla pubblicità. Dove per vulnerabili intendo che assorbono più facilmente il messaggio principale della pubblicità manda, e cioè che la risposta a tutte le insicurezze degli individui è comprare qualcosa. Quello che unisce la pubblicità è questo, manda un messaggio esistenziale, forma l'identità degli individui e gli crea le risposte alle loro ansie, alle loro angosce, alle loro insicurezze. I pubblicitari lo sanno benissimo, esiste una collezione di agghiaccianti dichiarazioni di altri dirigenti dell'industria pubblicitaria e altri dirigenti delle multinazionali su uno stile di questo genere. Il modo fondamentale per crearsi dei clienti è crearseli fin da piccoli, bisogna prenderli da piccoli e tenerli per tutta la vita. Questo è lo stile che è divenuto lo stile del pubblicitario moderno. Si crea il consumatore fino da piccolo, le fedeltà di marca si creano fino da piccoli, esistono studi impressionanti su questo. Per esempio l'industria automobilistica si è diretta massicciamente alla pubblicità ai bambini. Non so se hai notato, c'è un'invasione di pubblicità di auto in cui infilano la pubblicità a vari tipi di pupazzetti. Questo perché animali in particolare, perché i bambini sono molto sensibili agli animali, visti che sono diventati l'obiettivo fondamentale della pubblicità. Fino da piccoli i bambini imparano che comprare è una questione di inclusione sociale. I bambini sono molto sensibili alla questione dell'inclusione sociale, vogliono far parte di questa società, vogliono essere soci, vogliono far parte di un gruppo. E fin da piccoli gli viene spiegato che far parte di questa società, essere dei soci, è una questione di acquisti. I bambini è in questo modo che si sono creati i più accaniti difensori del consumismo, che ormai sono i bambini. Comunque le altre istituzioni formative giocano un ruolo molto forte in questo, anche la scuola gioca un ruolo molto forte in questo. La scuola è fatta per creare individui conflittuali, competitivi, tutto quello che e soprattutto capaci di adattare se stessi e non capaci di adattare l'ambiente alle proprie esigenze. In realtà gli esseri umani, per motivi biologici, hanno due caratteristiche molto spiccate rispetto alle altre specie. Una è la capacità di adattare se stessi all'ambiente circostante, all'ambiente naturale, sociale, economico, e l'altra è la capacità di cambiarlo per adattarlo alle proprie esigenze. Questa seconda capacità, che è la più spiccata capacità degli esseri umani, io la chiamo senso della possibilità. Definizione di Renato Palma, uno studio molto brillante. Il senso della la possibilità è proprio una percezione che il possibile precede il reale. Gli esseri umani agiscono in base a un progetto, ma sono capaci di pensare la realtà, di progettarla, di immaginarsela e di adattarla alle proprie esigenze. Questo ci rende umani. Come ti sarà sicuramente intuitivo, la scuola fa di tutto per distruggere il senso delle possibilità e punta tutto sullo sviluppo del senso dell'adattamento di se stessi all'ambiente economico e sociale presente. Tutto nella scuola insegna questo.
sai benissimo come i bambini vanno a scuola a 6 anni e ecco, tutto comincia mettendoli a sedere per 5 ore. Cioè, stare 5 ore a sedere per un bambino è una tortura, è semplicemente una tortura. Il messaggio che questo manda è che produrre, stare a scuola si sta per produrre, questo è il messaggio che l'istituzione manda, è che produrre è incompatibile con le esigenze fisiche. È il corpo che si deve adattare, non è la scuola che è fatta in modo per farti fare star bene gli individui, come di stare in pace nel proprio corpo. Poi gli insegna a competere, la scuola è una grande fabbrica di competitività. Si sta a scuola per prendere voti alti e per prenderli individualmente, qualsiasi progetto cooperativo è escluso dal progetto scolastico, a cominciare dal fatto che i voti sono individuali e non esistono voti di gruppo nel percorso scolastico, sono molto limitati. E questo è soltanto un esempio. Poi la scuola insegna un rapporto di potere. La scuola non è fatta per non esiste nessuno spazio nella scuola. Per scuola intendo tutto, dalle scuole elementari fino ai dottorati, tutto basato su questi principi. La scuola non ascolta gli studenti, a cominciare dai programmi di studio, nessuno chiede agli studenti che cosa gli piacerebbe studiare, che cosa gli non piacerebbe imparare. Tutto viene deciso indipendentemente dalle esigenze degli studenti. In questo senso la scuola insegna il rapporto con il potere, insegna ad essere passivo. Tu devi adattare a quello che l'istituzione ti propone. Qualsiasi possibilità di adattare l'istituzione alle proprie esigenze è esclusa dal percorso scolastico fino dall'inizio, fino da bambini. E in questo modo si creano individui passivi, deresponsabilizzati nei confronti delle proprie vite individuali e nei confronti della vita sociale. In questo modo che si creano individui che non hanno la coscienza che l'ambiente istituzionale, economico, sociale è un prodotto umano e che come tale può essere cambiato e adattato alle esigenze di benessere della vita. La famiglia si accoda a tutto questo in un modo che penso non ci sia bisogno di specificare. Il ruolo dei genitori è spesso molto simile a quello della scuola nel persuadere i bambini che il senso della possibilità che loro hanno innato, perché ti ripeto, è una questione di biologia, ce l'abbiamo nel nostro genoma. Beh, questo se lo devono dimenticare, sono bambini che si devono adattare. La loro naturale propensione a creare dei mondi che siano adatti a se stessi, a stare bene, viene scoraggiata in questo modo fino all'inizio. E in questo modo si creano, attraverso tutte queste istituzioni formative, si creano gli individui passivi e delle responsabilizzate. Perché oggi, nello specifico, ogni alternativa al capitalismo sfrenato viene considerata fallimentare? Ma in gran parte questo è il prodotto di un momento storico molto particolare. La discussione sulle alternative economiche è stata monopolizzata per due secoli dall'alternativa tra capitalismo e socialismo. Meno di 20 anni fa l'idea socialista nel senso lato, intendo di un ampio ruolo dello Stato nell'economia, nell'organizzazione sociale, è crollata con il crollo del muro di Berlino. E questo è semplicemente un momento di sbandamento, perché 20 anni sono una goccia nel mare della storia e perché ancora non si è coagulata un'idea di alternativa sufficientemente generale. Forma di cultura, la cultura è un coagulo, le ideologie sono un coagulo, mettono insieme la gente, lo fanno agire insieme, è un'azione collettiva. E siccome per 20 anni l'alternativa, per 2 secoli l'alternativa al capitalismo è stata monopolizzata da un'idea fondamentalmente stupida, quella del socialismo, il problema è che ancora il momento di sbandamento non consente la percezione di un'alternativa che esiste largamente e che largamente si sta sviluppando, su questo c'è tantissimo. E io stesso appunto ci sto lavorando, sto cercando di raccogliere queste idee alternative di un'economia finalizzata al benessere degli individui. L'ho raccolto in un libro che sto finendo adesso, si chiama Manifesto per la felicità. Bene, grazie a Stefano Bartolini e arrivederci a domenica prossima, come sempre, su Ironisti Fu.